ministro della Salute Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio della Sicilia in zona arancione. A spingere verso la nuova misura restrittiva la situazione nei reparti di terapia intensiva, dove secondo i dati diffusi dall'Agenas la Sicilia ha superato sia pur di poco il limite di guardia del 20%. Sopra la soglia di saturazione anche la percentuale dei posti occupati dai pazienti Covid. In zona arancione tutte le attività rimangono aperte, ma nei bar e nei ristoranti possono entrare soltanto i possessori del Green Pass rafforzato. Per chi non ha il Green Pass rafforzato, in zona arancione ci sono divieti ulteriori rispetto alle altre zone. L'amministrazione comunale di Bagheria ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, con introduzione di servizi di Smart City. Il totale complessivo dell'investimento ammonta a 3.800.000 euro. La deliberazione della Giunta è stata assunta in quanto il Comune ha la necessità di adeguare gli impianti di illuminazione pubblica per renderli conformi alle norme CEI e alle normative comunitarie, perseguendo l'obiettivo di ottenere importanti benefici in termini economici, di sicurezza e ambientali a tutto vantaggio della comunità bagherese. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica attraverso Project Financing è stato presentato dall'impresa GS Impianti SRL e prevede anche la posa in opera di 40 videocamere per servizio di videosorveglianza e la gestione per tutta la durata del periodo concessorio di 21 anni e 6 mesi. L'istituzione di un ufficio di piano e la rete territoriale per la protezione e inclusione sociale, che prevede interventi per la famiglia, i minori, gli anziani, la disabilità e la non autosufficienza, la povertà e l'esclusione sociale e l'accoglienza agli immigrati. Lo indicano le linee guida per la programmazione del piano di zona 2021 che il Comitato dei Sindaci del distretto numero 39, di cui fanno parte i comuni di Bagheria in qualità di capofila, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Villabate, quale organo di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo, sottoscriva una convenzione per la gestione associata alle politiche sociali locali. Le richieste per manifestare il proprio interesse e partecipare all'ufficio di piani di rete territoriale per la protezione e inclusione sociale vanno inviate all'indirizzo mail direzione 12 chiocciola comune.bagheria.pa.it entro il prossimo 25 gennaio. Possono proporsi tutti gli attori del terzo settore, soggetti di secondo e terzo livello, associazioni di associazioni che hanno conoscenza del territorio distrettuale e del settore di cui hanno maturato esperienza. Affidato dall'amministrazione comunale di Santa Flavia alla ditta Ecogestioni SRL, unico socio, il servizio di conferimento del rifiuto per la frazione umida e Nolo di Cassoni Scarrabili. L'impegno di spesa ammonta a complessivi 20.000 euro, comprensiva d'IVA. Affidato pure il servizio di conferimento del rifiuto sfalci da potatura e annolo e due cassoni scarrabili per il trasporto e conferimento per una somma di 6.000 euro comprensiva d'IVA. Si provvederà alla liquidazione secondo consuntivo del servizio. Considerato che le edicole funerarie del cimitero di Ficarazzi debbono essere manutenzionate, l'amministrazione comunale ha emanato un avviso con il quale invita gli artigiani edili esercenti nel territorio comunale che vorranno eseguire opere di interventi all'interno dell'area cimiteriale, compresa la collocazione delle lastre di seconda chiusura, sono invitati a presentare la relativa istanza. In base al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, le imprese artigiane edili dovranno essere in possesso dei requisiti di legge ed essere iscritte all'apposito albo comunale delle imprese di fiducia autorizzate a realizzare i lavori. La domanda per l'iscrizione all'albo potrà essere presentata durante tutto l'arco dell'anno solare presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, area tecnica, la cui validità scade sempre il 31 dicembre. Un nuovo indirizzo di studio si aggiunge alla già ricca offerta formativa dell'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto, quello a indirizzo informatica e telecomunicazioni, per una filiera completa in un settore trainante per il territorio e per l'occupabilità delle giovani generazioni. L'innovazione apportata è già ricca e l'offerta formativa dell'istituto, diretto dal dirigente scolastico Lucia Bonaffino, va considerata secondo una logica di visione, di innovazione di un lungo periodo. In questo ambito si inquadra il nuovo indirizzo di studi autorizzato dall'Assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale dall'anno scolastico 2022-2023. Notevoli gli sbocchi professionali che si schiuderanno per i ragazzi che conseguiranno il nuovo diploma.
per un impiego in aziende che si occupano di analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici multimediali e apparati di trasmissione e ricezione di segnali oppure di software e internet.